Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 31esimo episodio dell'Extreme Crazy Loca Pokémon Bianco 2. Signori, nello scorso episodio siamo giunti qui alle porte della Lega Pokémon, perdendo però sia Plato che Cesar contro quell'infame del rivale che per un miracolo non ci ha sconfitto. Signori, nello scorso episodio sono morti per l'appunto due Pokémon. Io vi invito fin da subito a lasciare un mi piace e soprattutto, ragazzi, a raggiungere i 300 like per due motivi. A, è la fine della serie e voglio vedere tutto il sostegno che hai mancato per colpa dei feed. E B, ragazzi, perché io sto per compiere quella che in gergo è chiamata una bella cacata. Perché, signori, io sono pronto per portare un Castform, il nostro Ozone, alla Lega Pokémon. Non l'avreste mai detto, ma signori, ad essere stato scelto per sostituire Cesar e Plato, insieme ad Hannibal, c'è anche lui. Perché poi Illuminati l'aveva messo al posto di Pupenaz. Ragazzi, vi farò vedere le statistiche degli altri Pokémon nel corso del video. Volevo solo farvi vedere come Ozone, a dispetto di PS veramente bassi, ha delle statistiche che sono veramente ottimali. E quindi io, per pazzia, per droghe leggere e pesanti, ho deciso di portarmelo. Ragazzi, in questo episodio cercheremo di sconfiggere tutti e quattro i Super 4. E ragazzi, vi invito a lasciare proprio un bel mi piace anche per il prossimo progetto che arriverà sul canale. Non so se è già uscito il trailer, non so se dovrà ancora uscire. Nel caso io non dico nulla, ma signori, fatelo per il prossimo progetto. Detto ciò, io in questa Lega Pokémon, fra parentesi, ho preso tutte le pozioni del caso, ho un rito di scaramanzia. Innanzitutto va raddrizzato il microfono. In secondo luogo, io vi dicevo, ho questo rito di scaramanzia. Inizio da Marzio, il Super 4 di tipo lotta. Tra l'altro, bellissime le animazioni che in Pokémon Nero Bianco erano diverse, sono abbastanza convinto. Eccoci qua. Dovrebbe scendere Marzio. Non ricordo se sono tutti Super 4 di Nero e Bianco, se cambiano, ma mi pare che siano gli stessi. Eccoci qua, sul ring di battaglia. Io ti conosco. Ah, certo, ci siamo incontrati sul Monte Vite. Sento che la tua forza è aumentata notevolmente rispetto ad allora. Porto avanti un addestramento costante per perfezionarmi nell'arte della lotta. E so che anche tu prosegui per la tua strada assieme ai Pokémon. Voglio proprio vedere di cosa sei capace. Sono migliorato tanto nel mio viaggio e sono aumentate tanto anche le bestie. Florentino, attenzione, i nomi quelli belli, signori. Ora, serietà. Quattro Pokémon, Florentino, Rich Boy, Cincinno. Spero, ragazzi, di farcela a fare un episodio non più lungo di 35 minuti affrontando i quattro Super 4 per poi finire tutto il campione. Adesso, veleno spina i CDC. Iniziamo davvero bene con questo oltraggio. Allora, vediamo di... Ok, perfetto, non mi ha fatto molto veleno spina. Ok, non gli ho fatto nulla, però ok, l'ho avvelenato. L'ho avvelenato, raga, questo è già un ottimo passo avanti, perfetto. Allora, ora riesco a percepire chiaramente la vostra forza. Mi fa davvero piacere, ma devi morire. Allora, non vorrei fosse di tipo acciaio, però aspettate un attimo. Lui sta facendo oltraggio, quindi ho paura a switchare. Già che ho trovato il Pokémon che regge abbastanza bene. Allora, adesso lo scopriamo, raga. Ok, suppongo sia di tipo acciaio, ma non mi creo problemi perché Urlo Rabbia dovrebbe ributtarlo giù. No, non può essere di tipo acciaio. Forse di tipo roccia. Perché se fosse stato di tipo... Ah no, ok, bella. Ok, raga, non lo so di che tipo fosse. Eliminate quello che ho detto. Sta di fatto che l'abbia sconfitto. Bellossom, perfetto. Gioco un veleno spina contro questo Pokémon. Madonna, quante che mosse che ci avete, Cristo Dio. Reggi, ok. Veleno spina fallisce, ovviamente. Magifuoco di nuovo, ma non ci fa nulla, perfetto. Per il momento, ragazzi, non abbiamo ancora incontrato nessun Pokémon. Porca di quella troia. Porca troia, tu e tua sorella Fiore. Tu e tua sorella Fiore. Fermi, switchiamo. Switchiamo e proviamo a mandare Hannibal. Proviamo a mandare Hannibal, ragazzi. Questo Pokémon ha delle ottime difese. Pecca un po' in attacco, però comunque ha delle mosse interessanti. Calcio ardente a 115 di potenza e 100 di precisione, ed è speciale. Magifuoco non ci... Allora, è speciale.
è speciale, quindi la bruciatura non ci crea gravi problemi. Però, Cristo Dio, non puoi bruciarmi così come se fosse veramente... Non lo so. No, raga. Cioè, io... Non ha effetto su Cristo Dio Bellossom. Cioè, è di tipo... no, non volevo fuggire. Allora, è di tipo normale. Quindi fermi. Allora, lui adesso dovrebbe ricaricarsi, in teoria. Quindi mando John Frog e sfrutto il fatto che non può attaccare. Oddio, raga, che palle. Non riesco neanche a beccare un tipo a pagare. Allora, fermi. Forza antica, regola, dovrebbe farti... No, cosa sto facendo, raga? Sono impazzito. Ho pensato al tipo bu... No, ok. Fermi. No, sto andando insieme, ok. Ha fallito lo spettro. Quindi è di tipo normale. Ok, no, raga, sto impazzendo, vi giuro. Tra l'altro no, perché evidentemente c'è qualcosa che gli permette di reggere al tipo lotta. Verrebbe da dire che sia di tipo volante a sto punto, quasi quasi. No, niente da fare. Allora, proviamo un fuoco fatuo. Ok, lui si deve ricaricare, perfetto, ho fatto la cosa giusta. Ora non dovrebbe utilizzare la pozione, un mega assorbimento dovrebbe mandarlo giù. Iperraggio, evito l'attacco, mega assorbimento a casa. Bruciatura, sì. Signori, grandi predict da parte di Creepy. Golurk, o Golurk per i più colti. Allora, calma. Anche qua mi gioco un fuoco fatuo. Tra l'altro, ragazzi, i livelli del campione saranno più alti di quelli di Super 4 e quindi saranno più alti anche dei miei. Non ha effetto, ma porca di quella puttana. No, mi scliccato, errore mio. Volevo utilizzare forza anti... No, raga, non capisco. Come ho fatto a prenderlo con aereo assalto se fuoco fatuo... Che sia di tipo... Di tipo fuoco? Ma fuoco fatuo è di tipo psico, quindi avrei dovuto prenderlo in teoria. O forse il gioco non considera questa variabile? Sono curioso di saperlo, vi giuro. Però non mi sembra il momento adatto per curiosare, raga, sinceramente. Raffica. Ora, l'unica teoria che ho è che possa essere di tipo fuoco e che non tenga in conto le variazioni. Ora, fermi, utilizza la pozione, quindi lo scopriremo adesso. Allora, con calma. Devo trovare qualcosa che... Non ho mosse super efficaci contro il fuoco? Ho solo i CDC, ma non è molto utile in questo momento. Allora, proviamo a mandare lui, raga. Mandiamo i CDC. Ok, lui fa ricarica totale. Adesso la facciamo anche noi. Adesso facciamo anche noi la nostra ricarica totale. Io le ho prese, sì, ne ho 50, ragazzi. Quindi se non bastano 50 ricariche totali, io mi butto giù veramente dal po'. Cioè proprio mi lancio. Ora, fermi. Se io ti faccio veleno spina, è super efficace? Potremmo aver scoperto una falla nel sistema del randomizer. Abbiamo scoperto una falla nel sistema del randomizer. Non conta fuoco fatuo come tipo psico nel momento in cui con fuoco fatuo si attacca un Pokémon di tipo fuoco. Attenzione, le grandi scoperte alla Lega. Avevo tutta una serie per scoprire le cose. Ho beccato la Lega. Tra l'altro, sì ragazzi, Malfoy è quello più allenato del team, perché tra i vari switch durante l'allenamento alla fine è toccato a lui. Allora, penso che il campione abbia i livelli che si aggirano più o meno attorno al mio. Adesso la situazione è un attimo tesa, però vai giù per piacere, muori. Furetto dei miei stivali, seccalo. Ok, perfetto. Battuto Marzio. O Florentino, come dir si voglia, perché ormai, raga, i nomi in sto gioco qua sono praticamente una variabile. La tua sfida con i Super 4 non è ancora finita, e porca puttana, lo so. Allora, no, curati. Curiamoci, raga. Ok, la prima battaglia è andata a buon fine, abbiamo pure scoperto una falla all'interno del sistema, perfetto. Signori, queste scoperte qua bellissime mi incendiano l'animo di gioia, vi giuro. Quanto era poetica sta frase. Allora, fermi, teletrasporto. Signori, continuo con la mia tradizione. Il secondo è Myrton. Io affronto in ordine Marzio, Myrton, Catlina e... lei, non mi ricordo il nome dell'altro Super 4. Eccolo qua, Myrton, signori. Quando eri ancora giovane, non eri nella regione di Alola. Ora... ho paura a mandare Ozone come primo Pokémon, vi dirò. Perché mi inquieta, sinceramente. È vero che ha delle buone statistiche, però a livello DPS siamo messi non male di più. Quindi, battaglia con Myrton. Mandiamo in campo il nostro Illuminati, che era uno Snorant, ecco il motivo del soprannome. Non mi stava venendo, mi è venuto nel momento in cui stavo dicendo che non mi stava venendo. Trip mentale a parte, affrontiamo Myrton, signori. Livanni contro Illuminati. Ora, facciamo un Cosmo Forza, giusto per sondare un attimo il terreno. Nel caso mettiamo le nostre difese, se fa qualcosa di strano ce ne accorgiamo. Sbriciol mano. Ok, la mossa peculiare di Regigigas, se non erro. Ora, calcio basso.
Dovrei essere in grado di fargli male con calcio basso. Ok, perfetto, gli ho tolto abbastanza. Diminuisce la velocità, sfuriate. Ok, ho fatto cosmoforza, raga, sono abbastanza al sicuro in teoria. Per sconfiggerti dovrò capire perché hai scelto di usare proprio quella mossa. Perché siamo in una Crazy Lock. Io non so di che tipo sei. È una mossa di tipo erba che è efficace contro gli vanni, che dovrebbe essere di tipo erba. Ecco perché ho usato quella mossa. Lo vuoi proprio sapere, zio? Ora lo sai, perfetto. Ci siamo, Fortress. Fortress, ok, fermi. Proviamo a mandare Ozone, raga. Proviamo a mandare Ozone. Mi fido, ho questo presentimento. Sento che Ozone può farcela. Vampa gelida. Attacca al turno successivo e poi non toglie un cazzo, quindi gentilmente eviterei. Allora, proviamo con un Sanguisuga che è bello potente. Fortress usa spaccaroccia. Aia, ok, no, però reggo abbastanza bene perché non ha delle pessime difese questo Pokémon. Vediamo se Ozone fa un miracolo. Ok, ok, la prossima mossa dovrebbe seccare questo Fortress. Spaccaroccia di nuovo. Non fallire. Ok, Sanguisuga. Tra l'altro Spaccaroccia deve essere speciale, raga, perché diminuisce la difesa, ma Spaccaroccia non aumenta il suo danno, quindi dovrebbe essere speciale. Ozone uccide Fortress. Perfetto, ci siamo. Zekrom, ok. Contro Zekrom ci vuole un vero eroe. Johnny, Johnny mio, sostenuto dal divino, secondo membro della triade dopo di lui. Johnny, facci sognare. Johnny, facci sognare. Divino, non lo so dove puoi metterti. Ti attacco, l'ho messo attaccato, ragazzi, al microfono. Voi non lo vedete, ma è qui il divino, è qui con noi. Aeroassalto, ho fatto fuoco fatuo, va bene uguale. Ok, raga, sto misclicando un po' troppo, devo fare più attenzione, a parte gli scherzi. Gelamondo. Cazzo, sono di tipo acciaio. Cazzo, sono di tipo acciaio. Speriamo che non abbia un buon attacco fisico, altrimenti fa male. Bella. Ha un attacco fisico del cazzo. Ottimo. Aeroassalto. Vediamo se riesco a fargli abbastanza. Ok, la situazione, raga, è abbastanza statica, potremmo dire. La velocità di Jonfrog continua a diminuire. Allora, proviamo un mega assorbimento a sto punto. Vediamo se riesco a sottrargli perlomeno un po' di vita. Ok, niente da fare. Ora, lui suppongo che alla lunga vada a utilizzare una ricarica totale. Cos'è? Ma no, zio, come Baccacedro? Ma stai scherzando? Rafforzatore. Ok. Ok, forza antica gli fa malissimo. Era un brutto colpo. Mo si carica. Ok, fermi. Abbiamo scoperto una mossa che gli fa del male. Non buttiamo via quest'occasione. Non buttiamo via quest'occasione. Aspettate. No, ruota fuoco è fisica, non gliel'ho ancora tolta. Ok, fermi. Proviamo a tenere un attimo Jonfrog. Allora, lui fa ricarica totale e va bene. Almeno ci siamo già giocati a ricarica totale. Questo è il suo Pokémon più forte, raga, perché è a livello 61, si capisce. Giudiamoci un altro fuoco fatuo. Alito gelido. Questa fa questa fa malino. Aia! Ho perso 10 anni di vita. Ora, io sapete che ho la fobia degli inseguimento. Io ho fobia di inseguimento, quindi io mi ricarico. Tanto le ricariche totali, raga, ne abbiamo e come. Alito gelido di nuovo, ma... non è super efficace, ma toglie... Zio, quanto toglie! Quanto toglie, fermi. Allora, proviamo a andare un attimo ai CDC, raga. Vediamo quanto toglie a lui. Nel caso, raga, stollo con le ricariche totali, ve lo dico. Rafforzatore. La situazione si sta facendo veramente complicata, raga. Proviamo con un Octazooka. Ok, preso. Vai giù. E la bruciatura non lo manda giù. Aia. Aia, Gelamondo. Io sono di tipo volante, però dovrei reggerlo bene, dai. Ok, sì. Giù? No, niente. Però urlo rabbia, lo mandiamo giù. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stato difficile, è stata la prima vera... Menafi? Non ci credo, un altro leggendario. È l'ultimo Pokémon, però. Doppio leggendario. Ma davvero? Stai scherzando? Cioè, Marzio di prima in confronto era al nulla, praticamente. Non gli facciamo niente. Calma. Calma, calma, calma. Cambio marcia di nuovo. Questo qua sta aumentando la sua velocità come se non ci fosse un futuro. Spero che non abbia qualche mossa strana, perché altrimenti veramente faccio una fine orribile. Ok, Octazooka già toglie di più. Proviamo anche un urlo rabbia. Zio, ho capito che continui a cambiare la marcia, però furia di cambiare quinta, sesta, poi torni in prima, io te lo dico, Cioè, la patente, ho capito che l'hai fatta, tranquilli, cioè, nel senso, va bene così. Cosa diminuisce qua? L'attacco speciale, va bene.
Ottima cosa. Continuiamo. Drago Furia, ok. Allora, no, non c'è un modo per vincere, zio. Non c'è, fidati che mo ti distruggo. Drago Furia non dovrebbe farmi troppo, vero? Ok, fermo, ok. Dio, Dio. Fallisci, dai. A parte che la precisione è randomizzata, potrebbe anche essere... Oddio, mi sono visto morto. Allora, fermi. Ok, diminuisce la precisione, perfetto. Ricarica totale e poi lo secchiamo, raga. Madonna, doppio leggendario per Myrton che veramente mi sta facendo impazzire. Octazooka di nuovo, Drago Furia, è vero raga, lui è velocissimo. Octazooka. Dai che alla prossima va giù. Fulmidenti fallisce e giù. Vinto. Battuto anche Myrton, ragazzi. E i CDC ci sta veramente portando alla gloria eterna. Battuto Robin Rich Boy. Evidentemente i Super 4 sono tutti i Rich Boy. Questi qua in realtà sono tipo dei figli di capitalisti che si sono impossessati della Lega. Hanno cacciato i Super 4 che infatti erano alla via Vittoria, tipo in esilio, perfetto. 15 minuti di video che con intro e cazzate varie saranno già 16. 2 Super 4, perfetto. Siamo in linea con la tabella di marcia che mi ero prefissato. Ok, adesso andiamo verso Catlina, signori. Catlina, che vi ricordo è il terzo Super 4 caratteristico della mia tradizione qui ad Unima. Che bella cosa, ragazzi. Che bella cosa. Mi ricordo che in Pokémon Nero e Bianco Catlina era distesa sul letto malata. Qua invece scende giù da una sorta di rosa bianca, mi verrebbe da dire. Molto molto bella come animazione. Signori, mettiamo davanti Malfoy, che sì, è vero, c'ha forza e surf, lo so. Però vabbè. Eccomi qua, fresca come il cuore di questo fiore appena sbocciato. Tu mi sembri un allenatore che possiede forza e gentilezza. Sono Catlina e dai miei sfidanti mi aspetto una forza purissima. Vediamo se sei all'altezza delle mie aspettative. Parte la sfida con Catlina, as known as Han. Perfetto. Ok. Speriamo che lei non ci crei problemi come ha fatto Myrton. Whiskas, perfetto. Cioè, non so quanto sia perfetto Whiskas, eh. Che poi non è Whiskas, ma è Whiskas. Ok, non ce la farò mai a capirla sta cosa, sappiatelo. Giochiamoci subito un surf, raga. Divieto, ottimo, perfetto. Mi piace veramente quando le regole mi si impongono così, senza chiedermi un parere o robe del genere. Vediamo se riesco a togliergli più di metà vita. E si gioca subito, ragazzi. Questo è un passo importantissimo. Catlina si gioca subito la ricarica totale. Catlina o Anne, come volete voi. Si gioca subito la ricarica totale. Guardate che è veramente importante. Pietra taglio. L'ho fatto apposta per non togliergli troppo, per poi giustiziarlo con surf, sperando che lui non mi faccia male. Reggi, reggi, ok, perfetto. A maggior ragione con le difese giù ce la facciamo. Vai così. A casa Whiskas. O Whiskash, porca puttana, devo saperlo pronunciare il nome di un Pokémon, no? Raga, il divino vi ricordo che è sempre qui appeso. È sempre qui appeso di fianco a noi che ci sostiene. Non so se lo vedete dalla webcam. Nel caso fate un hashtag PrayForDivino. Archeops. Archeops. Allora, io sto pensando di fare dei predict vari, anche se... se non sono utili, perché in realtà i Pokémon sono randomizzati, è semplicemente un fattore di scaramanzia. Sanguisuga, pugno rapido, merda la priority. No, la priority di merda. Stai scherzando? Non ci credo. Pugno rapido è di tipo lotta, randomizzata di tipo lotta. Io non voglio crederci. Stiamo scherzando? No, ma stiamo scherzando? Raga, io non ci voglio credere. Ok, giochiamoci di Cosmo Forza. Ne ho persi due così. Ho perso due Pokémon così. Fermo, zio, fermo. Mi stai facendo malissimo. Fermo, cazzo. Calcio basso. Muori. Ok. Prossimo giro lo ammazzo di nuovo con calcio basso. Raga, ho perso sia Hannibal che...
che Ozone. Ozone, vabbè, è morto in parte anche per colpa dei suoi PS. Però, raga, la possibilità che Pugno Rapido fosse randomizzata di tipo lotta è veramente assurda. Infatti io ho mandato Hannibal perché ho ragionato per assurdo. Un altro Bellossom. Non ci credo, raga. Non posso credere a quello che è appena successo. Dovrò affrontare il campione in questo momento, e quindi può solo peggiorare la cosa, con 4 Pokémon. 4 Pokémon. Sono veramente preoccupato, raga. Vi dirò, sono davvero preoccupato. Iperraggio adesso. Bello questo. Bello, raga, proprio iper questo raggio, eh. Allora adesso lui si deve ricaricare, quindi io lo secco sul posto. Manca l'ultimo Pokémon. Però, raga, sono veramente sconsolato. È incredulo. Dovremmo essere a 19 morti, se non sbaglio. Il che vuol dire che sono tante morti. Sono davvero tante per una serie di 32 episodi. Porco di quel... Ok, perfetto. Psicoraggio non mi fa troppo, anche se è super efficace. Allora, voglio fare una cosa, raga. Fuoco fatuo e poi switchiamo tatticamente verso qualcuno. O in alternativa stalliamo. Fatemi controllare un attimo. La situazione non è per nulla favorevole. Quindi no, stalliamo. Petalo danza. Ok, perfetto, non mi fa molto. Raga, stalliamo a merda. Tanto lui non può più... Lei non può più utilizzare pozioni. Su questo siamo sicuri. Ora, adesso si confonde pure... Non ci credo! Non ci voglio credere, pure una bacca. Pensa a te. Petalo danza. Ok, adesso ragazzi mi curo. Adesso mi do una ricarica totale, raga. L'unica possibilità qui è stallare, perché non voglio più rischiare per il momento. Non voglio più rischiare, perché ho perso 2 Pokémon in maniera clamorosamente stupida. Cioè, non per colpa mia in realtà. Perché... Priority. Che tra l'altro, scusatemi, fatemi controllare una cosa, voglio dire. Cioè, lui non aveva... Cioè, aveva una difesa speciale del cavolo. Però, cavolo, normale acciaio, ma ha fatto efficacia per 2. Cioè, per 4, scusatemi, per 4, chiaramente. Ok, vinto. Raga, non ci credo. Esco da questa battaglia affranto. Sono morti sia Ozone che Hannibal. 200 ore per allenare sti scemi. 200. Uccisi per una priority. Randomizzata col culo. Grazie, gioco. Grazie. Tra l'altro quell'Archeops, raga, c'aveva pure un attacco della Madonna, perché non so se avete visto, ma quando gli ho fatto calcio in basso, quando gli ho fatto calcio basso, scusatemi, ha perso un botto di vita e non era molto efficace. Questo può voler dire solo che nelle altre statistiche era in cielo, praticamente. E va bene, no? Cioè, voglio dire, va bene che Ozone aveva 137 PS, ma me l'ha one-shottato. E comunque le difese che aveva non erano di 20. Cioè, vuol dire che io ho beccato la combo per cui Pugno Rapido avrà avuto 100 di potenza. Sarà stata una mossa, verosimilmente, di difesa speciale. Perché altrimenti non si spiega come un Pokémon con 158 di difesa ha potuto morire, anche se era efficace per 4 paradossalmente, ma era forte in difesa. Non si può spiegare come sia morto così. Si può spiegare solo ammettendo che Pugno Rapido avesse un 100 di potenza di tipo lotta, che avesse le statistiche d'attacco speciale, scusatemi, a pate al massimo. D'attacco speciale a pate al massimo. E io la butto lì, pure stab. La butto lì, pure stab. Perché può anche darsi. Signori, sono desolato, ma la vita va avanti. E soprattutto l'episodio va avanti e deve anche muoversi. Ricariche totali ne abbiamo, quindi io ne spreco una per quei 2 PS di John Frog. Non mi importa, ho bisogno di tutti gli effettivi carichi. E poi prima del campione... wow. Non me la ricordavo. Antemia forse si chiama al Super 4. Potrebbe essermi venuto in mente adesso, ma tanto randomizzato non lo scoprirò mai. Saliamo queste scale. Ragazzi, dicevo, finito questo episodio, fuori parte, sistemerò i PS. Wow, che bella scena, raga. Queste sono le animazioni belle. Bianco e nero, e nero 2 e bianco 2 hanno veramente una qualità a livello di animazioni molto, molto alte, ma soprattutto più alte di quelle dei nuovi giochi, è incredibile. Inseguiva la verità, girando per il mondo, a fianco di un Pokémon drago bianco come la neve. È l'inizio del romanzo che ho iniziato a scrivere da poco. Voglio cristallizzare nella memoria gli eventi di quel giorno. Scusami,
Stavo divagando. Sfidante, sono Antemia, regina dei Pokémon di tipo spettro. Preparati alla lotta. Me la ricordavo. Ovviamente quella scena lì era la scena di Wellington. Wellington. Era la scena di Anne che scappava col leggendario. Wellington Rich Boy, 4 Pokémon, Lipard. Non voglio, so che io quando lo dico so che succede che li perdo, ma io cazzo lo devo dire. Non voglio perdere Pokémon, raga, non li voglio perdere, schiamazzo. Se fosse successo avrei potuto uscirmene dalla stanza. Vediamo se gliela faccio pagare. Velocità diminuita? Non mi fido. Quanto è veloce Malfoy? Non poco. Però, allora, sarò sincero. Dopo aver visto le combinazioni di prima, sinceramente non mi fido più di nulla. Potrebbe avere 300 ok, ricarica totale. Avrei potuto giocarmela meglio, sinceramente. Schiamazzo, ok, bello veloce. È bello veloce, Cosmo Forza. Ok, raga, ho fatto bene, non si sa mai. Potrebbe, come il nostro Sviper può avere 225 di attacco fisico, anche lui può avere delle statistiche della Madonna. Ho fatto bene, non ce n'è. Calcio basso, vai giù. Ok, vedete, ecco, già il fatto che a poche difese mi puzza davvero troppo. Ora, farei una cosa. Ora, dovrebbe andare bene come... Ok, forse ho fatto una stronzata. No, illuminati. Non vorrei aver calcolato male tutto. Ok, sì, capocciata. Ti prego, super efficace, vai giù. Devo autocensurarmi le bestemmie in questo episodio. Devo autocensurarmi le blasfemie cosmiche. Schiamazzo di nuovo. Allora, per fortuna abbiamo fatto Cosmo Forza prima. Provo un ruota fuoco, giusto per capire il suo tipo. Porca di quella troia, di che tipo sei, porca troia? Muori. Allora, un'altra cosa positiva. Ragazzi, ha usato già la sua prima ricarica totale, a casa. Basta, basta, non ti sopporto più. È tutta la serie che io trovo questo Pokémon. Io vorrei un Heatran Counter. Ne avrò trovati 10 alla nona per 15 alla 26esima. Di sti cosi, con fuoco bomba. So il tuo moveset a memoria. Tua sorella brutto colpo, ok? Tua sorella brutto colpo. Va bene, lei lo fa il brutto colpo, perché glielo tiro io, ok? Schiatta. Pensa a te. Cazzo, pensa a te. Cosa io devo vivere? Negli ultimi quattro episodi, ne avrò incontrati 6 di Heatran. E tutti nello stesso modo mi hanno inculato a sangue. Punte, sì, punte, difensori e centrocampisti. Porca di quella puttana, non ha effetto. Non ci voglio credere. Fermi, facciamo una bella cosa. Allora, lui ha utilizzato punte. Curiamoci un attimo, illuminati. Mi fa tuono shock. Mi toglie 2 PS, bravo così. Mandiamo illuminati e facciamo calcio basso. Perché ovviamente se mega assorbimento di tipo elettro non è efficace, cioè non ha effetto, questo può voler solo dire che lui è di tipo terra. E calcio basso fa male, soprattutto quello di illuminati e soprattutto per il fatto che è di tipo erba. Stramontante. Ok, retto abbastanza bene, vai giù. Stavo cercando di riflettere sul tipo di mossa. Vaffanculo, ci avrei un altro tipo combaciante alla perfezione, ma vai a cagare. Stramontante, raga, qua gli spammo il calcio in basso finché non si redime dai suoi peccati, vi giuro. Punte di nuovo, fidati che... Ecco, facciamo una bellissima cosa piuttosto. Risolviamo sto problema delle punte, bravo, fai punte. Io mi busto. Mi faccio Cosmo Forza fino alla morte, poi ne riparliamo cosa succede. Poi vediamo. Mi busto le difese. Adesso te li swippo tutti, merda. Te li swippo tutti. Guarda cosa faccio. Bravo, sì, bello stramontante, bella mossa. Proprio sì. Via. Allora, adesso voglio vedere se mi tocchi. Adesso voglio proprio vedere se mi tocchi. Bello, 2 PS. Succa. Voglio proprio vedere adesso. Sì, ciao anche a te. Sì. Bello, forte sto Pokémon. Calcio basso e a casa. Vai, sì, adesso io li spammo, non mi interessa. Forse non mi conviene spammarglieli, forse. Forse non mi conviene, devo tenerli per il campione, perché Illuminati se la sta cavando davvero bene.
Ok, l'ho preso. Basta, non ci credo. Non ci credo. Quante ne ha? Quante ne ha? Guarda che mi togli 2 PS. C'hai pure la mamma maledetta. Allora, muori. Capocciata. Lui, vuoi fare quello che vuoi, tanto c'ho le difese di Cristo. Soprattutto quella fisica, con tutte ste capocciate che ho tirato. Bello magneta scesa. Dopo aver fatto telecinesi, dopo aver tirato su me, tira su lui. Geniale, cioè proprio poetico direi. Muori. Schiatta. Non ci crederò mai. Muori. Vaffanculo. Sull'ultima battaglia mi ha fatto innervosire. Che cazzo. Itran di merda. Ce l'abbiamo fatta, raga. Ce l'abbiamo fatta. Adesso vedete che la statua brilla di luce propria. Signori, curiamoci Pokémon. Io vi do appuntamento nel prossimo episodio, dove affronteremo il campione con 4 Pokémon. C'è da dire che questi 4 Pokémon, ragazzi, sono i nostri 4 Pokémon del team. Sono morti Hannibal e Ozone, è vero, ma loro erano new entry. E forse affidarci a John Frog e ACDC e anche a Malfoy, che già ci ha dato qualche prova di positività, piuttosto che affidarsi su Pokémon che non conoscevamo ancora bene, è stata la cosa migliore da fare. Siamo arrivati, signori, con John Frog alla Lega Pokémon, che ha persistito fino a questo episodio. È stato veramente qualcosa di assurdo quello che abbiamo visto, di assurdo. Avrei voluto che arrivassero tanti altri Pokémon. Plato mi sarebbe piaciuto, Bernard. Però, signori, purtroppo è andata così. C'era il nostro grande change. E invece i Super 4 saranno compito di questi 4 Pokémon. A livello DPS solo calcio basso è messa molto male. Solo calcio basso. Signori, io vi do appuntamento nel prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. Se è così vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale. Rispondete alla DDG, premete la campanella per ricevere i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.